Nicoletta Di Francesco, le associazioni ambientaliste si sono radunate questa mattina in via Vespucci per denunciare questo taglio indiscriminato di piante e di alberi che sta conducendo l'amministrazione comunale di Pescara, una vera e propria strage l'avete definita. Sì, l'abbiamo definita strage anche perché è stato istituito un tavolo verde, così come lo chiama il sindaco, un Green Table, che in realtà non è un tavolo verde. Ci hanno convocato dal 23 per il 26 e ci hanno comunicato di questa relazione di cui non sapevamo nulla, una relazione urgente che in realtà quando è stata commissionata non aveva una data di scadenza, di consegna. Quindi l'urgenza non la vediamo, abbiamo chiesto 15 giorni perché ci hanno avvisato che praticamente a lunedì inizieranno le operazioni, abbiamo chiesto 15 giorni per visionare il documento e poi eventualmente dare il nostro contributo, ma ci è stato assolutamente negato. Quindi ieri è stata veramente una presa in giro, noi siamo vergognati insomma, di fronte a questa amministrazione che prende in giro cittadini e associazioni volontarie che dispongono di abbastanza di tecnici che potrebbero dare proprio il contributo. Ecco, voi ritenete che questi tagli siano inutili, che non siano necessari? Secondo noi i tagli, prima di procedere ai tagli, andrebbe verificato in maniera un po' più approfondita, perché ci sono pericoli estremi, dicono determinati numeri, 300, mi sembra 325 alberi da tagliare, perché quelli di via Regina Margherita sono stati già tagliati. Vogliamo verificare, perché gli alberi sono indispensabili proprio per la salute pubblica, sia per le polveri sottili, sia per il fatto dell'ossigeno, sia perché attenuano l'isola di calore. Quindi per una città è indispensabile, una città che era detta giardino, città giardino, quindi è assurdo procedere così senza sanare il più possibile, eventualmente intervenire con altri metodi. Non è detto che il taglio sia l'ultima soluzione, insomma.